grazie a Tinto Grassi di aver voluto venire qui con me oggi, che è comunque un uomo che legge veramente tanto, che ha molti interessi appunto in campo letterario, e sono andata da lui e gli ho portato questi scritti. Ancora non li avevo registrati, probabilmente c'era qualche brano però senza le musiche, e quindi ora in questa occasione è la prima volta che sentirò dalla sua bocca un parere su quello che è comunque il risultato finale dell'operazione, e non solamente su quello che era il mio contributo letterario a questa operazione. Per cui cedo la parola a Tinto Grassi, vi prego di fargli un applauso perché è un grande onore per questo. Sì, la presentazione di Alda è lusinghiera, però io devo premettere che non mi intendo molto di sublimazione culturale, semmai più di stimolazione sessuale o vocazione carnale. E queste, proprio queste, mi dicono che la felicità d'espressione di questi 15 desideri è l'espressione della felicità di Alda Teodorani a trattare liberamente e a viva voce di temi argomenti molto spesso mortificati, umiliati, offesi, quando addirittura non rimossi, dai sublimi inganni dei coriferi della dignità e del sentimento, quelli appunto delle sublimazioni culturali. I suoi desideri hanno l'evidenza, questi desideri, hanno l'evidenza di un vulcano che erutta con fragorosa, in modo fragoroso, il magma lungo, compresso, represso, oppresso della sessualità femminile, finalmente espressa in parole d'immagini lurde e lucenti, però soprattutto nuove e incandescenti rispetto a quelle vecchie stantie delle appunto famose sublimazioni culturali. Altre volte avevo detto che trovo in quello che scrive Alda Teodorani la violenza dell'adiatore ideologico. A maggior ragione lo dico questa volta, che lei affronta il tema dell'erotismo non solo in primissima persona e in forma anche critica, ma lo fa anche rinunciando alle accelerazioni di maniera dell'assimilazione dell'eros col thanatos, di questi cupi dissolvi di matrice cattolica della sofferenza, del dolore, della malattia, della morte, che sono secondo me altrettante subdole forme di censura escogitate dalla cultura cosiddetta per bene, paludata, taluccona, per sporcare il senso e trasformare quello che è la più splendida fonte di piacere in una mostruosa macchina di follia e dannazione. I suoi cazzi, i suoi culi, le sue tette, le sue fiche sono altrettanti urla di insofferenza e ribellione ai famosi sublimi inganni dei truffatori mortali di una cultura che vorrebbe represso l'impulso sessuale, soprattutto quello femminile, e condannata alla clandestinità le manifestazioni dell'amore fisico, proprio perché cioè tutto ciò che inutilmente non è, perché puzza, perché suda, perché piscia, perché caga, perché sborda, perché gode. Il linguaggio del desiderio di Alda Teodorani in realtà è la spia del suo desiderio, un linguaggio gioiosamente affrancato dai titillamenti evasivi o dai belletti abusivi da fascia televisiva protetta, e gioiosamente asservito allo spermo generoso dei sensi. In quanto tale, appunto, capace di dirci quelle parole di verità che gli affascinanti certoni dei sublimi inganni ci hanno per tanto tempo e con tante bugie negato, proibito, censurato, vietato di conoscere. Questo è ora perché uno lo facesse. Sono grato a Alda che l'ha fatto, perché la verità è magnanima e tollerante, ma ha le chiappe taglianti. Se si incazza e si è inculata, ne serve a tenaglia e a Dio uccello, attento a Antonio. Grazie. Ecco, questo
adesso vi volevo spiegare ora qual era il mio intento. Oltre a quello che ha detto lui giustamente, era proprio il fatto appunto di far uscire un attimo anche quello che è il desiderio erotico femminile, perché troppo spesso, secondo me, si attribuiscono alla donna desideri erotici che non sono i suoi, nel senso che sono quelli degli uomini, e che gli uomini amano attribuire alle donne per avere una fonte di eccitazione. Questo è un gioco che spesso è consapevole, nel senso che anche le donne sanno che è così, quindi si prestano a farlo. Però poi quando le donne stesse raramente esprimono quelli che sono i loro desideri, vengono sempre un po' tenute, si cerca sempre un po' di tenerle a bada e ancora non si capisce quale sia il motivo. Che ne dici, Tinto, di questo? Giunto quello che dici, però io insisto che c'è, non so se corrisponde, stereotipi dell'erotismo, così quello appunto che io chiamo da fascia televisiva potenza, cioè dove non si affronta niente, non si vede niente, non si entra nella materia, nel tema, nell'argomento. Qua ci sono una serie di parole, di immagini, anche alla lettura, anche a sentire la tua voce, eccetera, che io definisco appunto luvide e lucenti, che però è un complimento che voglio fare, perché sono più autentiche, più vere, più intriganti, meno stereotipate, meno vecchie di quelle a cui siamo abituati, che sono quelle che sono legittimate da questi cialtroni, diciamo cialtroni, quelli delle sublimazioni culturali, dei corifei della dignità e del sentimento. Tu per fortuna sei indegna e quindi hai fatto un bel lavoro, che mi piace, perché a me piace, e quella forza dell'aleatore ideologico che riconoscevo ad altre tue opere, sempre così, forse più calate nella materia del noir, questa assimilazione che io continuo a non condividere fra Eros e Thanatos, a cui sono un po' restio, però la ritrovo anche qua, proprio anche qua, anche quando parli così allegramente di trasgressione, di erotismo, di cose, c'è questa gioiosa affrancamento e assimilazione a un atteggiamento così vitale, che è soprattutto quello il segreto del vero erotismo femminile, la vitalità. Secondo me a volte i nostri desideri femminili possono prendere delle pieghe diverse, hanno delle motivazioni anche diverse da quelli maschili, e questo sono i miei desideri personali. Io non credo che tutte le donne abbiano questi particolari desideri, questi 15 desideri sono i miei, è il mio modo di vedere il sesso, è il mio modo di vedere l'amore tra due persone. Poi chiaramente immagino che ognuno ha una sua maniera, un suo desiderio. Questo era anche importante per me, perché comunque da questo libro emergono anche altri messaggi. Per esempio che comunque io non ritengo che l'amore sia mai, che il sesso sia mai una deviazione o una malattia, come molti pensano. Cioè penso che anche quelle che vengono considerate deviazioni, se sono esercitate tra due persone adulte e consenzienti, che sanno bene cosa vanno a fare, non sono tali, non devono essere considerate tali. Mentre invece spesso c'è gente che si scandalizza perché il sesso non viene svolto nel solito canonico modo, che è quello a scopo riproduttivo o comunque quello nell'ambito familiare. Non sono solamente quelli che conosciamo tutti, che ci vogliono dare a intendere che devono essere per forza fatti tra due persone sposate, che devono essere per forza fatti per riprodursi. Ci sono altre cose che normalmente sono considerate deviazioni, che possono essere considerate anche scandalose, però io penso che siano scandalose altri tipi di cose, che siano scandalosi i telegiornali quando ci propongono le immagini shock della gente che muore, della guerra, che siano scandalose le guerre, ancora tanta gente che muore di fame. Sui
questo bisogna scandalizzarsi. Dicevo, quando parlavo dei coriferi della dignità del sentimento, erano quelli che ci danno una mano, una certa immagine, non tanto dell'amore, che è già una parola prima, ma della sessualità, dell'erotismo, dell'eros. Per cui che tu l'abbia trattato così, tanto in primissima persona, perché sei tu che parli, che esprimi, sono i tuoi desideri, con la tua voce, eccetera, e rinunciando a quelle, io le chiamo, accelerazioni un po' di maniera, che servono per, siccome la materia un po' è in un periodo così di critico, tanto per uscire da una specie di nicchia di mercato, cioè credono che si debba, così fare queste operazioni di omologazione, di assimilazione fra Eros e Thanatos, dove in realtà è più Thanatos la morte, la violenza, la malattia, non la malattia nel senso che non perché è una... è una deviazione, tanto deviazione poi non è neanche malattia, la perversione, perché chiamo perversione, ma non in questo senso, è malattia come punizione. E come punizione è come dire, sì, trasgredite poi tanto che capita, che è nella solita morale ufficiale, cattolica, quella per cui vengono accettate così anche delle forme di traduzione, a patto che poi dopo uno si penta di quello. Che è come se invece non c'era, non ci sia niente, è un gioioso, piacevole, allegro inno alla trasgressione, alla perversione, alle lezioni che hanno come voi, alle forme dell'erotismo, insomma. Bene. Ho desiderato vederti, conoscerti, anche solo per una volta, anche solo fosse l'ultima.
Ho desiderato vederti, conoscerti, anche solo per una volta, anche solo fosse l'ultima.